Successo organizzativo e di partecipazione per il treno storico che ha effettuato lo scorso fine settimana un servizio lungo la linea ferroviaria Cassino-Soro-Avezzano in ritorno. L'iniziativa promossa dal Comitato Interregionale Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca in collaborazione con la Proloco di Civitella Roveto e Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ha previsto la presenza di un treno straordinario con trazione a vapore e vetture storiche. Il treno storico era stato promosso in concomitanza con la manifestazione lungo le antiche rue in programma Civitella Roveto, ma come noto rinviata a seguito dell'alluvione che ha colpito la Valle Roveto. Il treno è stato inserito nella 3 giorni di manifestazioni legate al 64esimo congresso della Federazione Italiana di Modellismo Ferroviario che si è tenuto a Sora nello scorso fine settimana. A Sora il programma, oltre al congresso vero e proprio, ha previsto questi appuntamenti. Sabato 17 dalle 18.30 presso l'Auditorium Cesare Baronio a Sora le ferrovie minori. Filmati d'epoca a cura dell'ingegnere Renato Casa De Marchi. Sabato 17 presso la palestra dell'Istituto Scolastico di via Lungoliri Simoncelli è stata allestita la mostra di modellismo e borsa scambio in collaborazione con Hipmodel. Il treno storico ha toccato tutte le stazioni ubicate nel percorso tra Cassino e Avezzano, effettuando poi lo stesso tragitto e soste nel viaggio di ritorno. A Civitella Roveto i passeggeri hanno effettuato un minuto di raccoglimento in onore della morte nel tragico fatto di cronaca dei giorni scorsi di una donna. A Balsorano invece la sosta ha consentito di assistere alla manovra che per ragioni tecniche ha portato in testa alla locomotiva un motore diesel per assecondare la locomotiva a titolare il treno perché non era in grado da solo ad effettuare questo tragitto essendoci la galleria di Capistrello che avrebbe creato dei problemi all'ambiente. Tutte le carrozze utilizzate sono state occupate da cittadini che non hanno voluto mancare a questo straordinario appuntamento. Basti pensare che i biglietti sono andati esauriti già da diversi giorni prima. Soddisfazione è stata manifestata dagli organizzatori del comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca, in particolare il presidente Emilio Cancelli e del suo vice Rosaria Villa. A riguardo ascoltiamo le interviste. Sì, è il secondo anno consecutivo che organizziamo un treno storico sulla linea Avezzano-Roccasecca, questa volta in direzione opposta al precedente, quindi Cassino-Avezzano e non Avezzano-Roccasecca come lo scorso anno per coprire anche il bacino di utenza dell'altro capolinea. Come al solito una festa, tante persone, tanti volti contenti, un viaggio all'insegna del turismo slow, come ormai si definisce, che ti consente di apprezzare il paesaggio e di visitare luoghi che magari altrimenti non avresti neanche conosciuto. Ci auguriamo che sia soltanto il secondo di una lunga serie e invitiamo, l'ha fatto anche Emilio Cancelli a Sora nella fermata precedente con il sindaco Terzigni, invitiamo le istituzioni a appoggiare questo tipo di iniziative perché comunque sono l'opportunità per farci conoscere, per far lavorare i nostri centri, le nostre città di accoglienza e insomma contiamo che ci si creda, che ci creda il territorio oltre che noi. Noi contiamo su questo sviluppo turistico della linea. La Avezzano-Roccasecca ha un potenziale immenso per tutto quello che può offrire sia dal punto di vista tecnico che poi dal punto di vista culturale nei vari comuni. Questo, il successo anche di quest'anno dimostra che ci si può credere, si può puntare su questo filone turistico. Noi ovviamente siamo molto soddisfatti. È iniziato oggi nel Castello Orsini di Avezzano e si concluderà venerdì prossimo il corso di alta formazione di primo e secondo livello ex decreto legislativo 231/01 promosso ed organizzato dal gruppo Sicurform di Avezzano, di cui è responsabile Rosa Pessilli. Il nuovo progetto formativo proposto dal gruppo Sicurform ha preso il via dall'esperienza acquisita in anni di attività nei settori della sicurezza sul lavoro, formazione professionale continua, medicina del lavoro e progettazione di modelli organizzativi 231 che l'ha resa negli anni società punto di riferimento per le realtà produttive collocate nel territorio abruzzese e nell'intero territorio nazionale.
la dottoressa Rosa Pestilli è la direttrice dell'ente che è accreditato dalla Regione Abruzzo, esperto in scienze aziendali con una specializzazione in prevenzione e sicurezza sul lavoro e diritto d'impresa. Il programma del corso si distingue per il taglio marcatamente operativo, ricco di casi pratici ed offre strumenti di lavoro specifici di questo ambito normativo particolarmente ampio e soggetto a continue evoluzioni. Il nuovo corso di specializzazione si sviluppa in 3 giornate, suddivise in 5 sessioni focalizzate sui diversi aspetti del decreto legislativo 231 del 2001. L'aggiornamento ed il continuo miglioramento del programma didattico del corso è affidato al Comitato Tecnico Scientifico composto dai seguenti docenti, dottoressa Rosa Pestilli, dottor Antonio Maniglio e dottoressa Elona Dervici, che è anche lei esperta in organizzazione aziendale. Il programma formativo è rivolto a diverse tipologie di interlocutori, quali componenti degli organismi di vigilanza, ex decreto legislativo 231-2001, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione, internal auditor che operano al supporto dell'ODV, professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali avvocati, consulenti, dottori commercialisti, ingegneri, tecnici della prevenzione e giuristi di impresa. Docenze e testimonianze sono affidate ad accademici, manager e professionisti che da anni collaborano con il gruppo Sicurform applicando metodologie collaudate per la realizzazione di un programma che da sempre si rivela completo e coerente e caratterizzato da un disegno didattico unitario. Tutti gli argomenti del programma sono affrontati con taglio operativo quanto più possibile interattivo. Sono previsti case history a cura di professionisti aziendali per fornire un confronto diretto con la realtà di diverse organizzazioni, esercitazioni su temi trattati in aula per apprendere attraverso la pratica, analisi della giurisprudenza e delle relative applicazioni sui modelli organizzativi. Nuovi incontri domani giovedì e conclusione nella giornata di venerdì, sempre con importanti relatori. Ora le interviste realizzate nel corso della prima giornata dei lavori dal collega Plinio Olivotto. Un'altra iniziativa importantissima, interessantissima da parte della Sicurform. Dottoressa Rosa Pestilli, una 3 giorni imperniata su che cosa? Una 3 giorni impregnata su un'alta formazione. Siamo contenti per la città di Avezzano finalmente di aver ottenuto questo risultato. 3 giorni di alta formazione con tutti i professionisti della Marsica, della Regione Abruzzo e non solo. Parliamo di avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, per cui insomma la speranza è quella di rilanciare su questo corso di alta formazione ex decreto 231 una nuova professione per tutti, a supporto delle aziende e delle piccole e medie imprese per una tutela giuridica, economica, ma che possa far sì di migliorare quella che è la legalità dell'azienda in Italia e anche in Europa. Quindi non si parla soltanto di sicurezza sul lavoro, è molto più ampio il discorso questa volta. Assolutamente sì, andiamo a riferirci alla legge 81-2015 Jobs Act con la semplificazione anche delle linee guida di Confindustria, per cui andiamo a parlare di sicurezza sul lavoro, andiamo a parlare dell'ambiente, andiamo a parlare della corruzione tra privati e tutte le aziende che adottano un modello 231 che hanno anche rapporti con quella che è la pubblica amministrazione e anche per tutte le aziende a partecipazione pubblica. Tra i vari relatori di questa kermessa c'è la dottoressa Elona Dervici, è albanese, è venuta dall'Albania perché lei è particolarmente esperta di organizzazione aziendale. Vuole spiegarci nel dettaglio in che cosa consiste l'organizzazione aziendale e le esperienze che ha maturato lei in questo settore? Allora, l'organizzazione aziendale è domanda molto ampia. L'organizzazione aziendale riguarda innanzitutto il modo di vivere, il modo di fare impresa, il modo di gestire la propria impresa, di organizzarla, ed è composto da un complesso sistema di procedure e di controlli interni. Solitamente questi controlli appunto sono preposti a dei organismi già predisposti, come può essere nel caso della 231 l'organismo di vigilanza. Organizzare un'azienda non è semplice. Organizzare un'azienda significa conoscerla molto bene, vivere l'azienda e cercare di renderla e di gestirla nel modo più efficace possibile. Per le esperienze che ha maturato lei, in che cosa si sbaglia spesso e invece che cosa si dovrebbe fare per non sbagliare?
si sbaglia molto spesso nel sopravvalutare il potenziale e le possibilità delle persone, ma anche d'altro verso nel sottovalutare quest'ultima. Si sbaglia molto spesso nel non essere concreti in quello che, negli obiettivi che l'azienda si è prefissata. Si sbaglia molto spesso innanzitutto nel non avere un sistema procedurale ben incalzato alla realtà aziendale. Spesso le persone non sanno chi fa cosa. Questo è il primo punto in un'azienda. Nell'azienda tutti devono sapere chi fa cosa e i ruoli devono essere ben definiti. Quindi primo punto, un organigramma aziendale ben fatto e poi tutto il resto. Quindi è il settore dirigenziale che dovrebbe migliorare e dare gli input precisi ai sottoposti? Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, e voi in questo senso che cosa indicate ai dirigenti aziendali per aiutarli a rendere al meglio loro e i loro sottoposti? L'indicazione principale deriva proprio dalla 231. La 231 è uno strumento utile per un'organizzazione aziendale, quindi uniformare un corpus norme interne aziendali all'interno di un sistema che funzioni, dare chiare indicazioni ai propri collaboratori, a ogni responsabile area delle proprie funzioni e dare ovviamente anche dei limiti all'operato di ciascuno all'interno dell'azienda. Quindi formulare un modello 231 incalzato alla realtà aziendale, composto da una serie di norme, di procedure, di divieti, ma anche di possibilità di operare in serenità e in modo efficiente. Viene da considerare magari 3 giorni per questo corso non sono sufficienti, forse bisognerebbe impegnarne qualcuno in più. Assolutamente sì, assolutamente. La 231 è materia molto ampia, è penale, si esce dal concetto classico della responsabilità penale individuale legata alla persona e si passa a una responsabilità penale dell'ente e quindi è un discorso concettuale per poi entrare in un mondo tutto nuovo. Assolutamente servirebbe molto più tempo. Una iniziativa patrocinata dal Comune di Avezzano, per il quale è presente l'assessore Crescenzo Presutti. Un'iniziativa importante che il Comune ha sposato subito. Sì, un'iniziativa importante perché il modello 231, che appunto è frutto di un intervento legislativo risalente al 2001, è uno strumento necessario da un lato ed importante dall'altro per le aziende e quindi per tutte le aziende che lavorano anche sul territorio, tutte le persone giuridiche devono dotarsene per evitare di incorrere in questo genere di responsabilità che la stessa Cassazione nel caso di ThyssenKrupp definisce un terzo genere di responsabilità che si colloca tra quella penale e quella amministrativa e che quindi riguarda la vita dei cittadini, delle imprese e quindi l'amministrazione comunale è stata ben lieta di dare un contributo patrocinando semplicemente la manifestazione, questo corso dà attenzione appunto ad uno dei tanti aspetti della vita cittadina e quindi delle imprese che sono nella Marsica. Questa bella realtà che si chiama Sigurform andrebbe sostenuta magari più concretamente, perché sono iniziative che comunque contribuiscono a migliorare la vita di tutti i cittadini, delle aziende ma anche dei cittadini. Assolutamente sì, è proprio per questo che ribadisco che l'amministrazione ha inteso accogliere appunto questa richiesta e che la nostra amministrazione è aperta anche ad altre richieste come questa che appunto mirano ad offrire strumenti utili per le imprese che operano sul territorio. Antonio Magnifico è un esperto di controllo di gestione. Chiediamo proprio l'importanza di certificare i sistemi di gestione oggi per le aziende.
I sistemi di gestione, qualità, ambiente, sicurezza sono, direi, lo strumento minimo di cui devono dotarsi le imprese che vogliano stare in maniera moderna sul mercato. Applicare dei sistemi di gestione, qualità, ambiente e sicurezza significa fondamentalmente avere un controllo totale su quelli che sono i processi della propria azienda e significa anche dare un messaggio importante al mercato, significa dire ai propri clienti che l'azienda ha sotto controllo tutti i propri processi, sia da un punto di vista di organizzazione interna, quindi la possibilità di poter garantire al cliente che un determinato prodotto, un determinato servizio potrà essere fornito anche nel tempo, mentre dal punto di vista dell'ambiente e della sicurezza significa anche dare un messaggio importante, cioè quello di monitorare e ridurre al minimo gli impatti appunto sull'ambiente derivanti dalla propria produzione o dall'erogazione del proprio servizio e per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, facilmente comprensibile ovviamente è l'attuazione totale di tutte quelle che sono le norme sulla sicurezza e quindi garantire anche per i propri dipendenti la tutela totale. Fabrizio Amatilli è l'assessore comunale in rappresentanza del sindaco di Pancrazio, ma soprattutto perché è assessore all'ambiente. Non è azzardato parlare di ambiente quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto anche dell'ambiente in cui viviamo? Sì, in realtà non ho la delega all'ambiente, ho la delega allo sport, alla cultura e al sociale, però il discorso vale per qualsiasi tipo di attività ovviamente. Noi siamo molto contenti come comune che Avezzano sia sede di corsi di alta formazione come quello in questione della Securform. Innanzitutto perché comunque per la città è un onore appunto dimostrare di avere competenze anche da parte dei formatori, da parte dei professionisti che sono adeguati alle nuovi cambiamenti normativi e poi perché la materia effettivamente è molto importante. Anche perché la sensibilità e l'attenzione sta acquisendo maggiore impegno da parte dei titolari in questo momento in cui c'è veramente il rischio per i dipendenti. Sì, assolutamente. Questi corsi devono far capire anche quali sono esattamente i limiti della normativa, perché d'altra parte non si deve nemmeno caricare l'impresa di oneri impropri, soprattutto di attività che possono svolgere serenamente, soprattutto in base alle dimensioni dell'impresa. E d'altra parte bisogna creare una schiera di competenti professionisti che sappiano consigliare appunto le imprese per il contenimento dei reati. Alessandra Lucitto è un dirigente della Securform, quindi nessun nome di lei può parlarci di questa giornata che è un po' centrale perché il convegno si conclude domani, ma soprattutto per quanto riguarda ciò che farete. Siamo arrivati quindi alla seconda giornata del corso di alta formazione. Il corso è ricco di eventi, ma oggi fondamentalmente è la giornata più piena e ricca di contenuti. C'è una scaletta di interventi molto serrata. Nello specifico questa mattina abbiamo parlato del rischio di corruzione e quindi di redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, quindi l'individuazione del rischio con tutte le misure da adottare per prevenire appunto questo tipo di rischio. Siamo molto soddisfatti sinceramente non solo per la partecipazione al corso ma proprio per la motivazione e il coinvolgimento che stanno dimostrando i discenti, infatti le lezioni sono molto interattive, oltre alla parte teorica c'è una parte pratica, comunque i discenti intervengono con numerose domande, costruiamo insieme sistemi, implementiamo i piani insieme, quindi sinceramente è un bel traguardo e siamo molto soddisfatti. E dopo il traguardo dell'accreditamento regionale che abbiamo conseguito a maggio, ecco, questa è un'ulteriore soddisfazione, la prima edizione, ma probabilmente ce ne saranno altre anche fuori regione, vista comunque la risposta che abbiamo ottenuto. Giuseppe Trono è il manager della Securform,
un convegno che hai seguito personalmente, che hai organizzato e che ha richiesto veramente tantissimo impegno da parte vostra, però alla fine diciamo che gli sforzi sono stati premiati. Sì, gli sforzi sono stati premiati, sicuramente gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un grosso impegno di tutto lo staff della Sicurform. Io ho attuato quelle che erano tutte le possibilità per poter far salire questo evento di grande popolarità e il risultato effettivamente c'è. Oggi abbiamo una grande folla, all'interno del parterre ci sono personaggi e partecipanti che comunque sia onorano questo corso e siamo veramente contenti di questo risultato. Avete intrapreso una strada importante per quanto riguarda la sicurezza, quindi di strada da fare ce n'è ancora molta e quindi altri convegni vi aspettano. Sì, altri convegni sono comunque sia previsti per il 2016, ovviamente il nostro punto di base è la sicurezza sul lavoro che nasce dal 2007 con Sicurform, però nel frattempo abbiamo comunque sia messo in atto altre prerogative per l'azienda, proprio appunto alta formazione, determinante il fatto comunque sia dell'accreditamento regionale pervenuto lo scorso agosto del 2015 dalla regione Abruzzo e che comunque sia ci sta dando grosse opportunità di crescita. Ecco, diciamo, per concludere, dopo tanti anni che lavorate nella sicurezza, secondo voi la gente, ma soprattutto i proprietari di aziende, di attività formative, hanno capito l'importanza, hanno acquisito una certa sensibilità? Sì, riscontriamo esiti positivi comunque sia dalle nostre attività di sensibilizzazione. Gli eventi che comunque sia abbiamo fatto nel passato hanno portato a una soglia di attenzione diversa rispetto a quella che era in precedenza. Oggi abbiamo comunque sia, annoveriamo tra i nostri clienti imprenditori di grossa levatura sul territorio marsicano e che comunque sia ci onorano proprio perché ci danno fiducia nel seguire proprio i servizi legati alla sicurezza, alla formazione, a quella che è la medicina del lavoro, ma anche all'alta formazione di dirigenti quadri e di manager delle aziende stesse. Tutto poi per guardare alla sicurezza dei lavoratori, dei dipendenti. Certo, ovviamente comunque sia puntiamo sempre a tutelare quelli che sono i lavoratori, anche perché sono il motore dell'economia nazionale. La crisi sta purtroppo affliggendo questo territorio e noi stiamo cercando comunque sia di essere da supporto proprio per sviluppare un qualcosa in più rispetto a quello che già c'è. Voucher rivolti a giovani under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca già sostenute oppure da sostenere. Contiamo di aiutare con i 2.850.000 euro messi a disposizione almeno 1.000 giovani abruzzesi che vogliono investire su un percorso di formazione e di crescita. Così l'assessore alle politiche giovanili Marinella Sclocco ha presentato oggi in una conferenza stampa a Pescara il bando pubblico per voucher di alta formazione. L'intervento, a valere sulle risorse finanziarie del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020, punta a facilitare le scelte individuali dei giovani meritevoli appartenenti a nuclei familiari con reddito fino a 25.000 euro attraverso l'erogazione di voucher per la frequenza in Italia e all'estero di corsi di studio universitario e post-universitario. La novità di quest'anno è che sono previste due tipologie di voucher. Uno, quelli per sostenere l'iscrizione, frequenza, corsi di laurea specialistica o triennale svolti in Italia o percorsi formativi post laurea e quelli per sostenere l'iscrizione, frequenza a corsi di laurea specialistica o triennali svolti in Italia o percorsi formativi post laurea. Il voucher ha una entità massima variabile da 3.000 a 8.000 euro. Altra novità, ha tenuto a precisare l'assessore, è che la domanda va presentata solo online e verranno attribuiti 10 punti in più ai giovani con invalidità pari o superiore al 66%. L'avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito della Regione Abruzzo. Ascoltiamo l'assessore alle politiche giovanili Marinella Sclocco.
Assessore, novità importanti presentiamo oggi per l'alta formazione. Quanti giovani ne potranno usufruire? Dunque, 2.850.000 euro per rimborsare voucher di alta formazione. Rimborseremo come ogni anno i ragazzi che ci presenteranno le fatture per le iscrizioni e le frequenze degli anni 2014-2015, 2015-2016, ma questo sarà l'ultimo anno che andremo a rimborso. Infatti già da quest'anno, oltre a rimborsare, apriremo la nuova fase, e cioè andremo a contribuire alle spese per i corsi, la frequentazione dei corsi e l'iscrizione per l'anno 2016-2017, e cioè tutti i ragazzi o le persone, cittadini abruzzesi, che vorranno iscriversi per l'anno prossimo ad un master o ad un corso di secondo livello, insomma a tutte le azioni che sono nel bando, potranno già dal 31 dicembre fino al 2 maggio potranno dire potranno iscriversi, come dire, al bando, potranno rispondere al bando, in modo che, come dire, i cittadini abruzzesi potranno programmare la loro vita, cioè se c'è un master a cui vogliono partecipare, per esempio, sanno già che di poterlo fare perché la regione li rimborserà. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso, da quest'anno si finanzia saranno invece proprio a iscrizione. Per iscriversi qual è la procedura? La procedura da quest'anno è solamente online, in modo da semplificare il lavoro degli uffici, sperando di poter riuscire a fare le graduatorie in un tempo più breve. Il reddito per partecipare, il reddito minimo ISEE è di 25.000 euro, e quest'anno c'è anche un'altra novità, insomma quest'anno è un anno pieno di novità per i voucher, sui voucher di alta formazione, perché daremo 10 punti ai disabili, naturalmente, che hanno una disabilità del 66%, quindi anche lì abbiamo voluto dare un segnale diverso. Successo organizzativo e di visitatori per la mostra L'Emancipazione Femminile vista attraverso i Giochi Olimpici, allestita nei locali del Castello Orsini di Avezzano ed organizzata dal Panathlon International Distretto Italia Area 7 Lazio, Abruzzo e Molise. I quadri sono stati esposti nel piano superiore del castello e in questi giorni d'apertura è al centro dell'attenzione di centinaia di persone, soprattutto giovani delle scuole cittadine. La mostra è stata inaugurata lo scorso 19 ottobre durante un apposito convegno presieduto da Pierluigi Palmieri, governatore dell'area 7 del Panathlon. Relatori sono stati docenti di varie università, dirigenti scolastici e sindaci del territorio. Interessanti gli interventi dello stesso governatore, che ha parlato del tema Panathlon va a scuola, Giulia Vinciguerra, la donna in movimento, Ranieri Regni, la vittoria, una divinità femminile, e Carmela Lolli, la storia e anche donna. La mostra consiste in pannelli fotografici corredati da una didascalia di forte efficacia didattica ed è un stimolante invito ad avviare ulteriori progettualità, perché favorisce la costituzione di una rete tra scuole e tra queste e le università, dal livello locale fino all'interregionale, per approfondimenti interdisciplinari che, partendo dal tema di fondo, la donna nella storia e nello sport, stimolino negli studenti la ricerca nel tempo di tracce significative nell'arte, nella letteratura sportiva e non, e nella scienza, per raccordare a quelle antiche le Olimpiadi moderne. In questi giorni, come detto, sono tantissimi studenti e non che stanno visitando la mostra. Ad accoglierli, nell'insolita ma competente veste di cicerone, il governatore Pierluigi Palmieri. Lo abbiamo incontrato mentre era intento a spiegare il significato dei quadri. Ascoltiamo cosa ci ha dichiarato. Pierluigi Palmieri è il governatore del distretto 7 del Panathlon. Una mostra che riguarda lo sport, soprattutto le donne. Perché questa iniziativa? L'iniziativa è legata a una progettualità che il Distretto Italia del Panathlon International ha voluto mettere in campo da qualche anno a questa parte, per coinvolgere le scuole di ogni
città dove c'è un club cittadino appunto del Panatron International che porta avanti un'idea di interdisciplinarietà. Attraverso appunto gli eventi dello sport, attraverso tematiche scelte specificatamente per portare avanti questa idea di utilizzare lo sport per stimolare i giovani a uno studio più approfondito dei territori, delle situazioni politiche ed economiche, delle nazioni da dove vengono, provengono i vari campioni, con testimonianze dirette e nel caso specifico con questa mostra che è composta da circa 60 pannelli dove vengono riportate le situazioni biografiche e gli eventi dove le donne gradualmente nel secolo scorso, soprattutto dal 1896 ad oggi con le Olimpiadi di Londra, sono state individuate le atlete che hanno ottenuto migliori risultati e che avevano situazioni alle spalle molto significative. Perché un governatore svolge anche la funzione di cicerone? Il governatore fa da cicerone perché è anche autore di un progetto che si chiama Il Panatron va a scuola, la scuola incontra lo sport, e attualmente è occupato il governatore sulla cattedra di metodi e didattica attività motorie e sportive alla Università LUMSA di Roma. Insomma, è il mio mestiere. Per concludere, l'interesse dei ragazzi? I ragazzi si stanno dimostrando, in gran parte, ci sono sempre le eccezioni, in gran parte molto attenti, anche hanno accettato lo stimolo a realizzare brevi saggi o anche opere grafiche, approfondimenti in tutte le discipline. E devo aggiungere che quando gli dico che questa proposta sarà utilissima per gli esami di Stato, per le classi quinte, che sono quest'anno prevederanno ancora un saggio breve, originale, fatto dagli studenti, aiutati dai professori del liceo scientifico, dell'istituto di San Benedetto. Stanno venendo scuole da tutta la Marsica, istituto Fontamare è capofila, c'è la professoressa Lolli, la professoressa Colangelo, li voglio citare, il professor Lucci, che mi hanno dato una grossa mano e mi stanno seguitando a dare una grossa mano, non sono solo io il cicerone. Questo stimolo lo recepiscono molto bene gli studenti e io sono contento. Peraltro ho approfittato anche per far vedere a Vezzano i plastici qui del castello, che andrebbe valorizzato questo castello. C'è il plastico di Avezzano prima del terremoto e io l'ho collegato con gli eventi, anche altri eventi tipo bellici che hanno sospeso le Olimpiadi.